buonasera a tutti voi amici di Tbilisi. È questa che andremo a vedere una puntata estremamente interessante. Non era in programma. In realtà vi avevamo salutati la volta scorsa, giovedì scorso, ma ci è stata richiesta, così come avevo detto durante il telegiornale di ieri, ci è stata richiesta una nuova puntata, perché gli ascolti lo hanno richiesto, perché molti amici ci hanno telefonato, ci hanno chiamato, cioè si sono messi in contatto con noi attraverso il nostro sito internet chiedendoci spiegazioni maggiori. Allora cosa andremo a fare durante questa nostra puntata? Andremo a spiegare come si sviluppa l'insegnamento della nostra scuola dal livello di principiante fino ad un livello intermedio, perché ciò che abbiamo fatto nelle volte scorse è stato mostrare dei livelli alti, elevati di Kung Fu, forse se vogliamo poco comprensibili. Quindi ci teniamo a veicolare questo messaggio. Il Kung Fu non è una pratica d'élite, non c'è bisogno di un corpo estremamente atletico, si può partire a qualunque età, perché i benefici che il Kung Fu può dare a tutti noi sono immensi e sono semplicemente direttamente proporzionali al tempo che noi siamo disposti a dedicare alla pratica. Sono con me oggi il mio maestro, il gran maestro Zhang Junxuan, nostro ospite, i maestri Andrea Moruzzi e Simone Armellini, la cintura nera Federico Parascandolo e la nostra allieva e principiante Sonia Ventura. Bene, a voi uccello facciamo un ripasso veloce di quelli che sono stati i principi che abbiamo cercato di veicolare le volte scorse. Abbiamo detto che il Kung Fu è un cammino verso l'evoluzione spirituale segnato da tappe precise scandite dall'esperienza di maestri illuminati. Abbiamo visto che il significato della parola Kung Fu significa lavoro duro o talenti acquisiti attraverso un lavoro, l'esercizio di un mestiere, l'esperienza. Abbiamo detto che l'energia vitale non è altro che soffio divino, luce divina, che allo stesso tempo in questo piano materiale obbedisce a regole ben precise. Ed il Kung Fu si occupa di studiare queste regole per portare beneficio all'umanità stessa. Prima di iniziare, con i filmati che abbiamo realizzato presso la nostra sede, vorrei spiegare il primo processo, il primo step, i primi passi che andiamo a muovere all'interno della pratica del Tai Chi Chuan. Abbiamo visto il Tai Chi Chuan essere la disciplina taoista più praticata sia in Occidente che in Oriente. E quindi ci terrei con i miei allievi, sotto la supervisione del maestro, a far vedere semplicemente quali sono le basi e quali sono i passi. Dopo i filmati darò spiegazioni su che cos'è la meditazione, la riflessione e la concentrazione, e spiegheremo esattamente quali sono le differenze fra questi tre stati fondamentali per lo sviluppo delle facoltà spirituali dell'uomo. Allora, benvenuti amici miei. Quando iniziamo a praticare il Tai Chi Chuan, dobbiamo imparare a percepire il nostro corpo. Quindi non facciamo altro che aprire le gambe e in una posizione di totale rilassamento impariamo a sentire i muscoli come panni appesi ad un attaccapanni. E attraverso l'immaginazione sentiamo il nostro peso come acqua che scorre all'interno del corpo. E quindi che cosa facciamo? Semplicemente spostando il peso sulla gamba destra e aprendo il piede destro, sentiamo quest'acqua scorrere in questa gamba, nella gamba destra in questo momento, diventare piena. Svuotiamo quindi la gamba sinistra e facciamo un piccolo passo. Spostiamo progressivamente il peso avanti e portiamo la nostra consapevolezza sulla gamba che in questo momento diventa piena. La svuotiamo riportando il peso indietro e ritorniamo in posizione iniziale. Mi avete sentito parlare di Yin Yang? Mi avete sentito spiegare che cos'era il Yin Yang? Beh, una puntata o 100 puntate non basterebbero per
per parlare di Yin Yang, però Yin Yang è un concetto spirituale che ha a che fare con il lato del sole, il lato dell'ombra di una collina, ma con tutto ciò che è in questo mondo, quindi il lato esterno Yang, il lato interno Yin, ciò che è in alto Yang, ciò che è in basso Yin, ma ciò che conta dire è che Yin Yang sono categorie e non sostanze. Dato questo assioma, noi possiamo costruire o andare ad analizzare qualunque fenomeno. Torniamo al nostro posto e abbiamo preparato delle spiegazioni, quindi dei filmati. Io chiedo cortesemente alla regia di far partire il primo filmato, che è il TC di gruppo, che avrei il piacere di commentare. Ecco, così come vi stavo dicendo poc'anzi, il Tai Chi Chuan si compone di movimenti soffici e morbidi. È una disciplina in vero adatta a tutte le età e molto apprezzata per gli effetti curativi e riabilitativi. Ma se noi guardiamo i mezzi del Tai Chi Chuan, noi vedremo che, guardate il maestro come osserva le mani, in questo momento, mentre il maestro sta seguendo l'esercizio, egli è in contemplazione del principio di Yin Yang e cerca di manifestare questo principio attraverso la pratica del corpo. I movimenti sono composti da aperture e chiusure, accompagnati da tecniche di respirazione che a volte vengono semplicemente eseguite in maniera naturale, quindi lasciate andare, a volte invece vengono disciplinate. Sta a significare che per ogni postura si applicano dei ritmi e dei modi, per modi intendo dei suoni specifici, che andranno a dare senso alla tecnica che noi vogliamo esprimere. Guardate, ecco, come il Tai Chi Chuan possa adeguarsi a tutte le età, non c'è bisogno, quindi, così come abbiamo detto in apertura, di dover partire con un corpo preparato o un corpo da combattente o da gladiatore, se vi piace. I benefici, come dicevamo, sono soltanto proporzionali all'impegno che noi siamo disposti a dare alla pratica. Abbiamo però anche tra coloro i quali ci guardano degli esperti di arti marziali, con i quali speriamo di poter fare amicizia al più presto. E abbiamo visto che nella nostra scuola, in accordo alla tradizione che ci è stata trasmessa, il Tai Chi Chuan è anche disciplina marziale. Gli spostamenti del peso, state pure voi, che abbiamo visto, sono in realtà un modo estremamente semplice di veicolare un'azione. E è fondamentale nel Tai Chi Chuan non commettere l'errore del doppio peso. Sta a significare che non devo per nessun motivo far coincidere il peso del corpo in avanti con l'espressione della forza, perché creerebbe un movimento parziale. Però, per potervi far vedere al meglio le tecniche marziali del Tai Chi Chuan, pregherei la regia di inviare un filmato con una spiegazione che è stata data, registrata, quindi se mi passate per cortesia le spiegazioni di Tai Chi, permettiamo al pubblico da casa di poter osservare qualcosa di davvero interessante. Grazie. Stiamo vedendo adesso una delle tecniche di base del Tai Chi Chuan, mostrate dal Gran Maestro Jiang Junsuan, che è uno dei più grandi esperti della disciplina di tutto il mondo, il Pitmaster che si occupa di Stato. Come vediamo, il Tai Chi Chuan è caratterizzato da movimenti molto positivi attraverso i quali si cerca di portare percezione su quella che è la postura del corpo. È una disciplina adatta a tutti, ma che è amata soprattutto in Oriente, così come in Occidente, dagli anziani. È utilizzata per i programmi di riabilitazione e per la rieducazione alle tecniche del cammino, oltre che come disciplina marziale. Guardiamo infatti come gli spostamenti costanti di peso dalla gamba anteriore alla gamba posteriore, fatti lentamente, vengono eseguiti attraverso il movimento dell'arca. Tutto questo crea un beneficio immenso al corpo, perché tutte le parti del corpo vengono mosse contemporaneamente, simultaneamente. Benissimo. Benissimo. Adesso, i nostri ascoltatori,
sono le tecniche a coppia, cioè come si lavora in coppia aiutandosi reciprocamente, e parliamo quindi di tecnica marziale e di tecnica di meditazione eseguita grazie al lavoro sinergico di due persone. Prego. Adesso guardiamo come in maniera lenta e fluida i movimenti vengono eseguiti. Guardate come le braccia semplicemente vadano ad accarezzare il nostro compagno senza nessun movimento violento. Attraverso questi movimenti noi creiamo sensibilità, risvegliamo la percezione corporea dell'altro e ci aiutiamo reciprocamente nel dominare le posture. Infatti, grazie alla pressione dell'altro, possiamo accorgerci senza nessuno sforzo di quelli che possono essere i nostri errori durante la pratica. Ancora una tecnica di Tai Chi Chuan, dove andremo ad osservare la dinamica dei passi. Guardate come dopo il saluto il maestro Minuti si muove in direzione della maestra. Guardate come i movimenti in maniera soffice vadano a guidare la struttura del corpo per far sì che lo stesso possa affrontare attraverso delle torsioni tutta una serie di piccoli movimenti che serviranno la struttura scheletrica e quella muscolare per eseguire dei movimenti che potrebbero sembrare impercettibili a prima vista, ma che sono estremamente importanti per la salute del corpo stesso. Bene, abbiamo osservato quindi la disciplina del Tai Chi Chuan. Come dicevamo, non basta una puntata per poter parlare di Tai Chi Chuan o di Yin Yang, non ne basterebbero neanche 100 a dire il vero. Mi è stato chiesto attraverso delle mail di spiegare qual è la differenza fra meditazione, riflessione e concentrazione. Sarà estremamente breve. La meditazione è un atto in cui tutti i sensi, le energie dei nostri sensi vengono convogliate all'interno per ottenere uno stato di quiescenza e di silenzio. Il silenzio della mente è fondamentale per permettere allo spirito di manifestarsi. Per spirito intendo sia il concetto di spirito che noi conosciamo in tutte le religioni, sia se vogliamo quelli che sono gli stati più profondi della nostra persona. Riflettere è un'attività attiva nel quale i nostri sensi vengono utilizzati per poter ragionare e ottenere delle verità su qualsiasi concetto sul quale noi vogliamo porre la nostra concentrazione. Riflettere infatti è l'attività di uno specchio riflette immagini, noi facciamo atto in quel momento essere ricettivi verso le immagini che si accavallano dentro noi e nelle quali noi cerchiamo di porre ordine. Ma ciò che serve di più per qualsiasi pratica, per qualsiasi lavoro, per qualsiasi relazione, è la concentrazione. Che cos'è la concentrazione? Per capire la concentrazione dobbiamo pensare ad una lente di ingrandimento. Una lente di ingrandimento non fa altro che concentrare i raggi solari e convogliarli come in un imbuto un unico punto. Quindi quando noi ci concentriamo, utilizziamo la forza della nostra mente e la convogliamo in un unico punto. Bene.